Assessore, oggi questa assemblea della UIL sui frontalieri, quali sono state le istanze avanzate? Sì, quello dei frontalieri è un tema molto sensibile, sono circa 70.000 le persone coinvolte. È chiaro che la sensibilità di Regione Lombardia rispetto a questa tematica è molto importante. C'è una questione che riguarda i ristorni. Nei giorni passati c'è stata una proposta del governo ticinese che poi in qualche modo è stata parzialmente respinta dal Consiglio federale, che muoveva magari anche da una problematica condivisibile, cioè utilizzare delle risorse per migliorare le infrastrutture di collegamento tra la Svizzera e la Lombardia e l'Italia, ma probabilmente dal nostro punto di vista era lo strumento che era sbagliato, utilizzare i fondi per i ristorni che vengono dal lavoro dei frontalieri. Io credo, ed è anche quello che abbiamo detto al governo, che dobbiamo aspettare qualche tempo. C'è appena insediato un governo, quello attuale, che vede una sensibilità rispetto a queste tematiche con la Svizzera sicuramente molto maggiore rispetto a quella passata, per cui per adesso Lombardia e il governo dei Grigioni stabiliranno quelle che sono le infrastrutture più importanti e prioritarie. Poi ragioneremo con il governo di Roma per vedere se sono disponibili e se potrebbero essere disponibili a cofinanziare questi interventi, e quindi potrebbe anche non rendersi necessario toccare i soldi dei ristorni pur ottenendo comunque l'obiettivo che era originario. Quindi da questo punto di vista sul tema dei ristorni non c'è nessun passo avanti? No, attualmente c'era una proposta del governo dei ticinesi che in qualche modo è stata attualmente parzialmente respinta dal governo federale. Siamo in una situazione in cui il governo dei ticinesi e la Regione Lombardia stanno parlando e stanno individuando le priorità infrastrutturali, per cui direi che questa questione al momento è congelata. Però nel recente incontro che c'è stato a Bellinzona, che avete fatto proprio voi anche di Regione, avete parlato anche di mobilità, di infrastrutture, c'è un'intesa, si parla di un'impossibile intesa entro l'estate, in che senso? Sì, stiamo lavorando adesso gli uffici della Regione, anche perché il problema non è solo quello infrastrutturale, ma ci sono delle cose che riguardano anche l'ambiente e altri settori, per cui noi adesso abbiamo deciso che stabiliremo una piattaforma di quelli che sono gli interventi prioritari, e lo faremo insieme con il governo di Ticino e il governo della Regione Lombardia. Per cui per adesso noi stabiliamo quelli che sono gli interventi prioritari da fare, necessari per risolvere o comunque per alleggerire la situazione viabilistica e del traffico generato dai frontalieri, e poi ripeto, il governo si è appena insediato, avremo modo di parlare anche col governo e vedremo quali saranno gli accordi bilaterali da fare. Un altro nodo invece era quello dell'albo delle imprese artigiane, la LIA. Qui a che punto siamo? Se ne è parlato stamattina? No, questa mattina non se ne è parlato, però siamo al punto che c'è stato un ricorso che ha dato torto peraltro al governo dei ticinesi, e oggi la palla è in mano al Parlamento del Ticino, che dovrà rivedere il provvedimento. Ricordo che su questa cosa c'era già stato uno slittamento dei termini, c'era già stata un'attenuazione per quanto riguardava la quota di partecipazione, di iscrizione alla LIA, ma siamo da questo punto di vista, per questioni interne alla Svizzera, il provvedimento è sospeso, quindi dovrà esserci una nuova legge atta dal Parlamento, e anche su questo andremo avanti a discutere. Ne abbiamo parlato anche presso la Regio Insubria, anche su questo ci confronteremo con gli svizzeri.